ci sono molte cose da dire che riguardano anche ovviamente non soltanto l'incontro, il faccia a faccia col capo dello Stato, poi tutta la partita di quello che succederà, delle consultazioni, però c'è anche una cosa legata un po' al comunicato, no? Credo ieri è arrivato da Palazzo Chigi. Ma sì, è stato considerato, come dire, insolito il fatto che si mettesse già nel comunicato, quindi nero su bianco, che sarebbe salito al Colle per le dimissioni, quindi un fatto naturalmente, come dire, oggettivo, però di solito si dice semplicemente che si va al Quirinale e le dimissioni vengono rassegnate al capo, nelle mani del capo dello Stato. Quindi diciamo c'è stata un fatto, come dire, formale, non che un po' irrituale, diciamo, perché in questo modo è come se fosse stata anticipata rispetto al fatto che invece la decisione deve essere comunicata prima qui. E naturalmente aveva anche un senso politico, perché Conte voleva, insomma, poi che avessero ancor più risalto delle dichiarazioni che sicuramente ci sarebbero state comunque, quelle del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che hanno detto che comunque stavano con lui, insomma, che si ripartiva da Conte, che Conte era irrinunciabile. Naturalmente si tratta di posizioni di partenza, perché poi quello che sappiamo, quello che avete anche raccontato, che hanno spiegato i tuoi ospiti, Andrea, è che naturalmente la trattativa poi comunque sarà a tutto campo, per il semplice fatto che si passa per delle consultazioni, e nelle consultazioni poi si possono fare tante diverse partite. Tante partite sono aperte. Poco fa ho scambiato qualche messaggio con un ministro, naturalmente non sono mai citabili in questi casi, chiedendo se poteva considerarsi liscio il passaggio al Conte Ter, e mi ha risposto: di liscio qui non c'è proprio nulla, ognuno tratterà fino all'ultimo. Questo per dire che in effetti la crisi che doveva essere pilotata, almeno per ora, e poi a leggere ovviamente anche tutti i quotidiani, retroscena, le analisi, sembra tutto fuorché pilotata. Chiaramente un accordo di base è pensabile che ci sia, naturalmente, però ci sono tante variabili, quindi ogni scenario ha delle percentuali più che una, diciamo, una sicurezza di realtà, ecco, di verificabilità. Poi sono tutte ancora le cose possibili, però è questo per darvi un'idea del clima. Si pensa che le consultazioni saranno comunque nel pomeriggio, il Quirinale deve, insomma, si sta anche attrezzando, perché ci sono i problemi logistici imposti in parte dal Covid, in parte da lavori di restauro che erano cominciati nella sala della vetrata, dove di solito questo avviene. E quindi, insomma, anche questo, diciamo, si dovrà capire logisticamente come si realizza, ma insomma resta il fatto che ci saranno, e che come saranno, cioè chi andrà alle consultazioni e in quale formazione, è un altro elemento, certo, che poi speriamo di dar conto nella giornata, molto significativo. Intanto se andrà il centrodestra unito o separati. Poi se ci sarà, e questa è l'incognita, diciamo, e forse era la speranza più grande di Conte, se il gruppo parlamentare nuovo si materializzerà entro le consultazioni, in modo da partecipare. Naturalmente questo sarebbe un elemento molto importante. Se oggi dovesse essere formalizzata la nascita di un nuovo gruppo, anche un gruppo che numericamente non porterebbe molte differenze, perché non sarebbero poi alla fine gli stessi senatori e transfughi di cui si è parlato, con piccolissime aggiunte, però politicamente sarebbe un nuovo interlocutore, e naturalmente avrebbe un peso, per esempio, per contrastare i possibili, non si sa se ci saranno, ma avete avuto ospite Marattin, quindi se ci dovessero essere dei veti di, per esempio, sul nome di Conte. Ecco, tutte queste cose si delineeranno da qui a breve, e naturalmente appena ci saranno delle novità, Andrea, ti chiederò la linea, però diciamo sono le cose alle quali oggi, in una, diciamo, facendo passo, guardando tutta la vicenda come si snoderà passo passo, dovremo guardare. Mi sembra, sì, che insomma questo sia più o meno il quadro. Poi naturalmente ci sono tutti gli scenari, ne possiamo parlare. No, certo, insomma hai ben raccontato un quadro che appunto già questo era chiaro, era sotto gli occhi di tutti, è molto complesso. La cosa che volevo ancora chiederti, Alessandra, dicevi appunto
l'attesa per l'eventuale materializzazione di questo nuovo gruppo, siccome appunto nei retroscena, in chi frequenta i palazzi della politica, no, ancora in questi giorni ci sono fatti calcoli di ogni tipo, taccuini per prendere numeri, adesioni, possibilità appunto di formazione, insomma, di questo gruppo di responsabili. Cosa si sa rispetto alle ultime ore anche del Presidente del Consiglio? C'è un'iniziativa che ha preso anche lui in prima persona, diciamo, andrà al Quirinale? Guarda, forte di qualcosa che non sappiamo ancora noi? Sicuramente non è così chiaro, non sappiamo se ci sono delle carte coperte, però quello che sappiamo è che hanno trattato per lui il consigliere Alessandro Goracci, che è stato molto attivo, Bruno Tabacci alla Camera, e racconta uno dei, questo diciamo lo riferisco da fonte autorevole collega di Quotidiano, addirittura Tabacci da Palazzo Chigi avrebbe condotto le trattative, quindi diciamo ci sono state varie in varie direzioni, c'è stato sicuramente anche Rocco Casalino, voglio dire si sono mosse tutte le diplomazie che possiamo immaginare, ci sono stati contatti molto, molto attivi, Goffredo Bettini, Gianni Letta, tutte queste persone si sono mosse, è stato raccontato in tutte le cronache dei giorni scorsi ed è andata così. Il risultato però non è molto diverso da quello che già si era profilato in occasione del passaggio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio sul Recovery Fund, quelle che poi hanno raccolto quei 156 voti. Sicuramente mettendo insieme, ma numericamente non sposta ancora tanto, perché sarebbero molti già votavano la fiducia, i quattro del Maie, Sandra Leonardo Mastella, c'erano altri. A questi, diciamo, a persone che già votavano la fiducia si aggiungono certamente De Falco, Ciampolillo, quei senatori che già, anche quelli si erano già palesati. Oltre a questi la scommessa è di prendere qualcuno da Italia Viva, ma per ora, almeno sulla relazione Bonafede, avrebbe tenuto il gruppo, potrebbe perdere due o tre persone, che però non significa smontare completamente il gruppo di Renzi. Sì. E poi appunto Gaetano Quagliariello sentivo che parlava di un'adesione, ma sulla base di un progetto più ampio. Questo progetto magari in qualche modo potrebbe come dire, manifestarsi, però un progetto con una maggioranza così tanto diversa e di salvezza nazionale non è detto che avrebbe Conte come terminale ultimo. Quindi insomma questo gruppo per adesso sembra, magari arriva a 12-13 persone, ma almeno la metà di questi già votavano la fiducia, quindi non si raggiunge quella messa in sicurezza, quei 161 minimo che è la maggioranza assoluta, che il Presidente della Repubblica potrebbe questa volta sì chiedere a Conte, perché diciamo non è intervenuto, è passata perché è costituzionalmente legittima l'idea che bastasse la maggioranza dei 156, perché non è andato sotto, perché quindi certo, la fiducia è passata l'altra volta, ma per iniziare una stagione nuova di stabilità, come è stato raccomandato, e non è un caso ieri anche dal commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, che è intervenuto con una nota ieri sera, quindi per raggiungere una stabilità che consenta di far fronte all'emergenza sanitaria, all'emergenza economica, naturalmente serve invece, insomma, servono numeri più abbondanti. Poi appunto 161, ma lo stesso Dario Franceschini, anche questi sono, diciamo, prese di posizione che hanno avuto un peso, che hanno un peso in questa partita. Dario Franceschini, capodelegazione, altra figura molto attiva, diciamo, nella costruzione del percorso di uscita dalla crisi, per esempio diceva ce ne vogliono almeno 170 per stare tranquilli. Sì, sì, ecco, sì. Allora si deve capire se partirà questo processo. È chiaro che se poi un gruppo ci sarà, se si conferma il nome di Conte, a quel punto certamente può essere attrattivo e allora innescare altre dinamiche. Però insomma anche per la partenza serve perlomeno qualcosa su cui fondare questo che mi pare fosse già il discrimine indicato dal capo dello Stato, insomma, non ci deve essere soltanto qualche parlamentare. Sì, sì. Insomma,
sì, per fare no, come certo, si... ci deve essere anche una... ci deve essere anche un respiro politico sull'operazione, sì. Perché in effetti dobbiamo riconoscerlo tutti, lo spettacolo che si è visto al Senato, che abbiamo raccontato, non come è no. stato dei più edificanti politicamente e istituzionalmente. Adesso tra poco torno da te, intanto Marattini, voi siete...